Andiamo a New York dalla corrispondente Giovanna Botteri, in attesa, no, Giovanna, di queste reazioni americane, queste dichiarazioni, però oggi l'America si occupa di un'altra questione, un'altra dei cavalli di battaglia di Trump, l'immigrazione. C'è questa carovana delle stazioni del Calvario, no, delle carovana di profughi diretti verso la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Di che si tratta e perché hanno fatto arrabbiare il presidente Trump? Questa è una carovana che si è fermata un mese fa e che ha raccolto soprattutto donne, bambine, famiglie in fuga dall'Honduras, dal Guatemala, dall'Ecuador, in fuga dalla miseria ma soprattutto dalla violenza, delle gang, dalle minacce, dai soprusi, dalle violenze. Si sono uniti assieme per attraversare il Messico, perché la traversata del Messico è estremamente pericolosa soprattutto per le donne, per le violenze a cui sono soggetti. Sono stati insieme 1500 attraversando il Messico, e per loro che Donald Trump ha mandato l'esercito alle frontiere per bloccarli. Ora la carovana si è fermata a Tijuana, non sono più 1500, sono 200-300 quelli che hanno resistito, sono soprattutto ancora donne e bambine che cercano disperatamente di arrivare al sicuro in quel paradiso sognato. Ora al confine con il Messico gli Stati Uniti hanno messo un blocco, sono passati finora soltanto in 20 e sono i più fragili. Tra loro ci sono transgender che, se tornassero indietro, verrebbero uccisi immediatamente. Chiedono agli Stati Uniti almeno di essere ascoltati, ascoltate le loro ragioni, il motivo per cui sono arrivati fin là. Per il momento è tutto, Riccardo, ti restituisco la linea. Grazie Giovanna.